Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e oggi sono qui per un nuovo video dedicato a bibite integratori. Ricordate la Sprintway, quell'integratore appartenente alla catena di supermercati discount LD ed MD Market? Ecco, è tornata sotto un nuovo design, l'hanno finalmente riprodotta ed eccola qui. L'altra volta ho recensito quella al limone e non mi è piaciuta per niente. Adesso abbiamo qui quella all'arancia, ripeto, sotto un nuovo design, speriamo che sia migliorata. Eccola qui ragazzi, la nostra bottiglietta di Sprintway, un integratore ai sali minerali al gusto di arancia. Abbiamo come sempre questo fondo nero classico negli integratori con questa parte arancione, questa sorta di motivi che sostanzialmente creano appunto un design semplice ma carino con l'omino appunto che corre. Sul retro come sempre abbiamo la tabella con i valori nutrizionali, gli ingredienti qualora dovessero interessarci. È da mezzo litro e come sempre al pratico tappo col beccuccio, adatto a ogni tipo di situazione. Per cui assaggiamola e vediamo se questa Sprintway si sarà finalmente rivoluzionata. Proviamo un po' questo integratore. Il profumo devo dire che mi invita parecchio. Non è chimico, avevo provato quella al limone ed era praticamente chimica. Ok, il profumo ripeto mi piace, il colore è classico, non c'è molto da dire, un integratore all'arancia, ovvio che debba essere così. Per cui vediamo se effettivamente questo nuovo Sprintway sarà all'altezza oppure no. Proviamo ragazzi questa Sprintway, vediamo se saprà stupirmi. Che dire ragazzi, è veramente ottima, non me lo aspettavo. Allora, devo essere sincero, ci sta come sapore, non è molto intenso, però comunque una bevanda da 45-50 centesimi all'incirca, il prezzo è quello, per cui diciamo che non è che possiamo pretendere il mondo, ci sono integratori che arrivano a costare anche più di un euro, dagli 80 centesimi fino ad arrivare a 99 centesimi un euro. Questa però è buona, vale sicuramente i soldi che costa. Mi piace perché ha quella nota vellutata che non è pungente, nonostante sia all'arancia, non ha quella nota pungente che spesso alcuni integratori hanno, e io personalmente questa cosa la apprezzo. Ripeto, forse pecca un po' in intensità del sapore, però ci sta, non è male. Non si sente né sapore chimico, non si sente niente di strano. È proprio molto buona, molto particolare. Non la bevo tutta perché la devo tenere anche per domani. E che dire, è buona, mi piace, è valida. E sì, ottima. Cioè, se ha avuto una rivalsa appunto questa bevanda, devo dire di sì. Non è affatto male, nel senso che comunque sì, sul mercato esiste di meglio, però comunque se volete comprare una bevanda senza troppe pretese, comunque classica, semplice, ma che però sia buona e che non sappia di chimico o di schifezze, questa va benissimo. Come voto finale gli do un 4, se lo merita, e niente, sì, la approvo. Per cui io concludo qui questa recensione, spero che vi sia piaciuta, come sempre lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, condividete questo video con tante più persone possibili. Ci tengo veramente tanto. Noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!